Benvenuti ragazzi al Shibuya Caffè. Un saluto da Chris e da Luca. Che video facciamo oggi? Oggi vi parliamo di Vid, la famosissima piattaforma online con all'interno anime famosissimi, come ad esempio L'Attacco dei Giganti, JoJo, My Hero Academia, Tokyo Ghoul, One Punch Man, Death Note, Sword Art Online e tanti altri. Ma noi vi parliamo di 5 anime da vedere che non sono tra i famosissimi. Vi ricordiamo inoltre che WWID è totalmente gratuito e campa sulla pubblicità. Quindi, ragazzi, sopportate quel poco di pubblicità che c'è in ogni video e portate avanti queste piccole piattaforme che ci fanno vedere così tanti anime provenienti dal Giappone. Partiamo col primo di cui vi vogliamo parlare. L'avrete già sentito sul nostro canale Megalobox, vi abbiamo fatto una recensione, potete cliccare qui e andarlo a vedere. È stato l'anime che hanno fatto uscire per ricordare l'anniversario della prima uscita di Rocky Joe, del manga. È basato sulla sua storia, però rivisitata, molto molto bello. Vi consigliamo di andare a guardarlo. Se volete sapere qualcosa di più, clic alla nostra recensione. Come secondo anime vi proponiamo Hellsing, che su WWID è presente in due versioni, Hellsing e Hellsing Ultimate. Sono due versioni di anime con una piccola differenza che potete trovare all'interno del nostro video recensione, cliccate qui in alto per vederlo. Hellsing parla di vampiri, di più non posso dirvi, andatevi a vedere la recensione. Terzo, vi parliamo di Noragami. Non ve ne abbiamo ancora parlato, leggiamo insieme la descrizione dell'anime che danno su WWID. Vedrete insieme a noi intanto qualche immagine che abbiamo preso da lì. Ci sono momenti in cui sentiamo il bisogno di un aiuto superiore. Per fortuna la divinità Yato lascia in giro il suo numero di telefono per aiutare noi comuni mortali, alla modica cifra di 5 yen. Senza un tempio che ne onori il nome e con le tasche perennemente vuote, ben pochi Shinki, spiriti convertiti in armi, rimangono al suo fianco. Quando il destino glorioso immaginato da Yato sembra impossibile, sarà l'incontro con una studentessa a cambiare le carte in tavola. La ragazza si chiama Hiyori e ha qualche problema nel gestire l'anima che abita il suo corpo. Andate a vederlo, non l'abbiamo guardato, veramente, veramente notevole. Passiamo ad un altro anime molto famoso nell'ambito underground, un pochino meno famoso magari ai neofiti. Parlo di Kiseiju, l'ospite indesiderato, manga di Hitoshi Iwaki, molto famoso, da poco, da pochi anni è uscito l'anime. Quindi partiamo con la descrizione e andate a vederlo assolutamente. Il 17enne Izumi Shinichi conduce una vita relativamente tranquilla a Tokyo, fino a quando una razza aliena non decide di invadere il suolo terrestre. Di aspetto vermiforme, questi esseri prendono il controllo degli umani come dei veri parassiti, strisciando nel loro cranio attraverso le cavità dell'orecchio e del naso. Uno di essi tenta di impadronirsi di Shinichi, penetrando nel suo corpo ma senza successo. Non avendo alternative, il parassita entra nel braccio destro del giovane e adotta il nome Migi. Nasce tra i due un rapporto di simbiosi insolito, destinato a sconvolgere l'esistenza di entrambi. Ultimo invece di cui vi parliamo è Death Parade, parla di spiriti e di come dopo la morte non ci sia semplicemente un paradiso o un inferno, ma forse anche la possibilità di reincarnazione. Leggiamo un attimo la descrizione di Vid. Non tutti gli uomini dopo la morte vanno al paradiso o all'inferno, alcuni arrivano al quindicem, il bar del misterioso Decim, l'uomo dai capelli bianchi che li sfida al Death Game. In gioco c'è la vita e la possibilità di vincere è una sola. Qui si deciderà chi avrà la vittoria e chi la sconfitta, chi vivrà e chi morirà. Benissimo, speriamo di avervi dato qualche suggerimento. Intanto, se non conoscevate Vid, per andare su Vid. E poi di qualche anime bello da vedere, non così sulla bocca di tutti. Vi ricordiamo che su Vid ci sono tantissimi anime. Ci sono anche film, qualche serie TV da poter vedere. Tutto totalmente gratuito. Benissimo, vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo video. Un saluto da Luca. Un saluto da Chris. E ciao dallo Shibuya Caffè. Ciao a tutti.